da questa ferramenta, dove si forgiavano le falci per falciare il grano e dove si riparavano macchine da cucire o fucili, si faceva di tutto. E lui lì imparò il mestiere che sviluppò poi con la sua grande intelligenza. Io ho usato i primi freni campagnolo usciti dall'azienda il giorno di Imola che ho vinto il campionato del mondo. Allora quando sono arrivato e avevo già addosso la maglia iridata, lui mi venne incontro con questa preoccupazione, mi chiese come vanno? Non funzionano, c'è dei problemi. Come c'è dei problemi? Lui rimase. Il problema era che la leva del freno non era bella rotonda, era un po' direi dritta e mi aveva tagliato un po' la mano tenendo lì. Allora quando gli ho detto la cosa, mi ha fatto vedere la mano, mi ha guardato e in Veneto ha detto ma vai in mono, mi ha detto no. La più grande gioia che ho visto sul campagnolo è quando ho vinto la settima Milano Sanremo, che vedesse sul palco e era proprio più felice di me, insomma. Per me non è soltanto un piacere, ma è un onore essere qui su questo palco che mi avete dedicato, ci avete dedicato, voglio dire, un commento finale che sicuramente ci onora tantissimo e ci stimola a fare ancora di più. Innanzitutto buongiorno a tutti, anche per me è un grandissimo onore essere qui, essere su questo palco, essere aiutato e seguito da un'azienda come Campagnolo. 80 anni di storia, anzi la storia è cominciata un po' prima, quando mio padre ha cominciato a pensare a qualcosa. Noi vogliamo continuare ad essere nel mondo della bicicletta, vogliamo continuare a sentirci italiani, vogliamo continuare a sviluppare idee come sono state sviluppate in questi 80 anni, indipendentemente che queste cose vengono realizzate qui a Vicenza piuttosto che in altre parti. Siate sicuri, la Campagnolo continua ad avere quello spirito che ha animato l'azienda per questi 80 anni. A nome di tutti i nostri dipendenti qui a Vicenza, a Pitesti, a Slatina, a Taichung, nelle filiali e in Fultrum, grazie ancora di essere stati con noi. Buona giornata.